che a mamma magari tanto non sa di non si ti fa piacere Nancy, soltanto Nancy, perché sono semplice, sono ancora genuino come una creatura Nancy, ricordatela, e quando canta una canzone non sai ci mette sempre un cuore Nancy, mi chiamo Nancy, e mi ricordo e faccio tutto quanto e tutto quanto a una è splendido. Era fan di Musicarello. Speriamo che questa sia la volta buona, perché oggi questa diretta non vuole proprio funzionare. Attendiamo sempre i nostri ospiti. Ce la possiamo fare, Miriam, sì. Ciao, ciao a tutti. Oh, ci siamo. Eccoci, mamma mia. È stata una faticata. Ci sei? Ci sono. Ci ciao, Nancy. Sì. Ok, intanto piacere, eccomi qua. È un piacere nostro averti qui. Non so che problema, se è un problema mio o un problema tuo, però comunque ti vedo a tratti, ti blocchi. Io ti sento e ti vedo benissimo. Ah, allora può darsi che è un problema mio, perché comunque ti blocchi spesso. Ok, mi senti però? Riesci a sentirmi? Mi sento benissimo. Intanto a tutti voi, vedo che le persone scrivono, e ne sono tante, grazie per i tanti complimenti. So che mi stavate aspettando e lo so, non so che problema abbiamo avuto, però tutto a posto, stiamo qua. Sì, no, ti stavano veramente aspettando, abbiamo parlato un po' delle tue canzoni nell'attesa, ti sono arrivati un sacco di cuori, innamorati tutti di te, Nancy, davvero. Troppo buoni. Diciamo che io manco da un bel po', non faccio dirette da forse qualche mese? Qualche mese, ecco. Vabbè, ma allora abbiamo l'esclusiva, abbiamo ancora di più l'esclusiva, siamo molto, esatto. molto più contenti allora di averti qui. No, allora ti dico la verità, io sono contentissima di fare questa diretta con te, perché finalmente ho il piacere di parlare di un genere che a me piace tantissimo, e farlo con te, parlare con te di questo genere pazzesco è per me un onore, quindi io ti ringrazio fin da subito di essere qui oggi, sono felicissima. Il piacere è mio. Tu di che zona sei? Allora, io abito a Brescia, ma ho i miei genitori che sono di Acerra. Ah, ecco, vabbè, siamo vicino quindi ai genitori. esatto. Quindi, Eri, quali sono le tue domande, le tue curiosità? Ma innanzitutto, io so che tu fin da piccola hai iniziato a cantare, sei entrata in questo mondo spettacolare, ma ti aspettavi tutto questo successo? Effettivamente. Io ho iniziato per passione, poi dopo ovviamente è diventato un lavoro, perché comunque i riscontri si sono visti sin da subito. E no, non mi aspettavo tutti questi riscontri, cioè non pensavo che un giorno potessi farlo come lavoro, capito? Mi piaceva fare la cantante, era una ragazzina come tante, sai che in casa fanno le pulizie, aiutano la propria mamma con le pulizie domestiche, e quindi avevo questa passione. E poi ho iniziato che avevo 18 anni a farlo professionalmente. Con il tuo primo disco. Canobar, che canticchiavo. Qua dicono che non si sente niente, mi sentite? Io ti sento. Ok. Allora, c'è un problema. Ragazzi, voi sentite? Sì, si sente, dicono si sente. Ok, grazie. Ok, perfetto. E quindi poi tu hai pubblicato il tuo primo album, che è 21 luglio, giusto? Anno 2004. Esatto, ma 21 luglio perché? Vabbè, a parte che 21 luglio è il giorno del mio compleanno, e questo ormai per chi mi segue, per chi mi conosce lo sa. Una storia mia autobiografica, quindi spiega un po'... della mia storia, che è stata una storia importante, una storia delicata, che ho comunque voluto raccontare. Certo. E quindi poi inizia anche con il singolo Vamos, che ha avuto un successo pazzesco, o no? Me lo confermi? Vamos, certo, era un latinoamericano, sai, quindi tutte le persone la cantavano, la ballavano insieme a me sulle varie feste, e ancora oggi, voglio dire, uno dei più richiesti, perché poi subito dopo arrivò Me Gusta Bailar, che è un altro pezzo di quello stile là, e ancora oggi fa parte del mio repertorio.
Certo, ma qual è il cantante a cui tu ti sei ispirata e che ascoltavi tutti i giorni e che ti ha fatto capire che effettivamente questo sarebbe stato il tuo lavoro, la tua passione? Allora, io cantavo, canticchiavo le canzoni di Finizio perché a me è sempre piaciuto, però comunque non cioè, nulla a togliere agli altri amici miei che io che ho sempre ascoltato, sempre parlando dei neomelodici, eh? E cioè, certo. Ce l'avevo proprio la canzone napoletana, ascoltavo un po' di tutto. Poi ovviamente ci sono canzoni di vari artisti che comunque ti colpiscono e quindi ti restano dentro e poi te li porti dietro, artisti che ti porti dietro, come Finizio che comunque è sempre stato il mio idolo, ecco. Certo, ma adesso siamo anche un po' in clima di Sanremo, ti piacerebbe partecipare a Sanremo? Guarda, certo sarebbe un po' il sogno di tutti gli artisti, però ti devo dire che non è che mi ispira tanto, della verità. Io sono contenta di quello che ho qua a Napoli. La mia intenzione era questa, di essere una cantante napoletana, di cantare per il mio popolo, e questo mi basta. Poi ovviamente se la vita si presenta e mi dà varie opportunità, varie possibilità, ovviamente io le prendo perché comunque penso al mio futuro. Però sinceramente non è che me lo vada a cercare. Certo. Se devo tentare queste carte, non le faccio, non ho questa esigenza. Certo, c'è una domanda per te da un tuo fan. Ma è vero che nell'album 21 luglio è citato più e più volte l'invasione etrusca di Bosco Trecase? No, 21 luglio, no. Si sarà sbagliato questo fan, allora, probabilmente. Comunque, ti stanno arrivando veramente un sacco di cuori, di commenti. L'umiltà ti contraddistingue. Per chi va avanti con umiltà e talento, arriva tutto. E sei veramente, veramente amata. Domanda, sono curiosi, non so, aspettiamo, attendiamo. Intanto ti faccio io una domanda. Ma noi Nancy l'abbiamo vista anche sotto la veste di attrice, no? Con Il mio uomo perfetto al fianco di Eva Grimaldi, che tu hai avuto il piacere anche di conoscere all'Isola dei Famosi, giusto? E che cosa ci sai dire di questo film? Che cosa fa Nancy in questo film? Allora, Nancy nel film è una barista, una ragazza semplice, che sogna questo le ragazze di oggi. Però di solito una ragazza, l'uomo perfetto se lo immagina ricco, con una macchina importante. Forse la perfezione una donna la cerca dietro questi valori. Mentre poi si può essere felice anche con un ragazzo tranquillo, umile, cioè non proprio benestante, ma un ragazzo che comunque ti dia serenità. Questa è la prima cosa, amore, la prima cosa, e poi il resto viene da sé. E infatti nel film Il mio uomo perfetto facciamo capire proprio questo, che a volte i soldi nella vita non sono tutto. Esatto. Quindi apprezzare il ragazzo per quello che è, per i valori, per il sentimento, per quello che lui cerca, quindi cerca da me semplicemente amore. E a volte ce l'abbiamo proprio accanto, no? La persona adatta, però purtroppo noi donne non siamo mai contente di nulla. Però comunque è stato un bel segnale, è stato un bel messaggio. Infatti il film è andato benissimo. Devo dire la verità, sono felice dei riscontri e anzi colgo l'occasione per invitare le persone che magari non l'hanno visto, che lo trovano sul mio canale di YouTube, Nancy Coppola TV, e Il mio uomo perfetto, il film è il titolo. È vero, è vero, è vero. No, guardatelo perché è veramente molto, molto, molto carino. Ma a proposito di uomo, poi tu hai inciso una canzone con Stefania Lai, che è l'uomo moderno. Quindi, Sì. perché quest'uomo moderno che vuole sempre fare a metà del conto, quest'uomo moderno non vi piace, o no? Ma sai, perché gli uomini di una volta, no, che io ricordi, pure mia nonna mi diceva: no, quando mai il nonno non mi fa lavorare, vuole che io sia una casalinga perfetta, è geloso, sai, e pagava tutto l'uomo, no? Faceva tutto lui. Eh sì. Oggi invece la donna comunque è libera di lavorare, fortunatamente, è libera di lavorare, fare tutto, però a volte sai, ci sono quegli uomini che di questa cosa se ne sono un po' approfittati, e quindi quando vanno a cena o fanno, che ne so, una cosa romantica, chiedono il conto, cioè quindi di fare Alla romana. pagare uno, no?
Eh beh, esatto, alla romana. E sta cosa un po' a Napoli, non, a noi non ci sta bene sta cosa alla romana, perché casa mia ha sempre pagato l'uomo. Certo. Giusto? E quindi abbiamo deciso di fare questo, di raccontare un po' la realtà di oggi, ecco. Esatto, e poi hai avuto modo di ricollaborare con Stefania Lai e Enrico Femiano in Iso Guaglione, giusto? Esatto, Guaglione, perché poi diciamo che nel pezzo con Stefania Lai abbiamo un po', tra virgolette, massacrato agli uomini, no? Con questa canzone, mentre poi nell'altra collaborazione con Enrico abbiamo... li abbiamo elogiati, perché comunque Iso Guaglione racconta un po' i ragazzi di oggi che, sai, si vantano di essere dei maschiacci, dei maschioni, che comunque sono pieni di donne, sai, queste cose così. E infatti poi per una parte abbiamo elogiato gli uomini e dall'altra parte poi usciamo noi fuori che diciamo, no, che capite, t'hanno sgamato. Noi si sono scetate, quindi alla fine abbiamo fatto bello. un po', abbiamo accontentato sia... gli uomini che beh, allora ti leggo intanto qualche domanda. Allora, innanzitutto, amore, ti adoriamo, sei a Regina di Napoli, cioè proprio amatissima. Troppo buona. E tutti i fan che mi vogliono bene. Ti chiedono se andresti mai al GF VIP. Certo, non mi dispiacerebbe. Diciamo che io sono una che... gli piace tanto mettersi in mostra e mettersi in gioco, quindi non sarebbe male come idea. Nancy, ma tuo marito non è geloso quando balli con i ragazzi? Ti ballo con chi ballo? No, vabbè, nei video forse, no, eh sì. Assolutamente, lo faccio per lavoro, non è che vado... certo. Allora, cosa si prova a sentirsi così amati? Effettivamente è una bellissima cosa. Assolutamente, è stupendo, anche perché oggi dopo 16 anni di carriera è bellissimo poi quando ti ritrovi ancora delle bambine, tipo prima sono stata dalla mia amica al centro estetico, c'era una bambina di 18 mesi che canticchiava e ballava appunto Iso Guaglione, e quindi queste sono le emozioni più belle, perché comunque arrivata dopo 16 anni di carriera ti aspetti magari la ragazzina oppure la donna matura, invece ancora che emozioni ai bambini è doppiamente una grande emozione. Certo, e poi ti chiedono, sei riuscita a conquistare anche gli italiani all'estero, ci saranno un domani live fuori dall'Italia? Allora, io sono stata spesso fuori dall'Italia, però ovviamente con quello che stiamo passando siamo proprio bloccati già da un anno. Mi auguro, spero presto che quando tutto passerà, sicuramente ci saranno altre tappe, ecco, che poi aggiornerò io tramite i miei social. Se, a proposito di fan e di un periodo così particolare come quello che stiamo passando, tu in Mi chiamo Nancy racconti un po' la tua vita, ma chi è Nancy effettivamente, no? Quindi questa ragazza, come ti hanno descritto, molto, molto giovane, molto fresca, molto umile, che ama i suoi fan. Che cosa ti è mancato di più in questo periodo e qual è la prima cosa che farai appena avrai la possibilità di fare un concerto con una grande Guarda, a me piazza piena? quello che manca di più è proprio l'approccio con il pubblico, perché comunque noi cantanti e melodici, come ben sai, abbiamo uno stretto contatto col pubblico, abbiamo una bella, cioè io per quanto mi riguarda una bella confidenza, non ho distanze, quindi mi manca proprio poterli anche abbracciare, poter passare il microfono e far cantare magari alla mia fan che mi chiama. Perché queste sono le cose più belle, anche perché chi mi chiama vuole proprio cantare con me, sente bisogno di cantare la sua canzone preferita con me. E quindi queste cose qua mi mancano. Purtroppo dobbiamo mantenere le distanze anche quando ci danno la possibilità di esibirci, e quindi non si può ancora avere tutto questo contatto. E questo è quello che a me manca di più. Speriamo presto, la prima cosa è la salute per tutti quanti noi. E poi se ne parla, sicuramente non mancherà modo. Speriamo presto. È vero, speriamo, speriamo presto. Poi se fai un giro anche qui al nord, sappi che io sarò in prima fila perché voglio anch'io cantare con te. Sarà un piacere. Grazie. Allora, dove ti immagini tra 10 anni, Nancy? Allora, tra 10 anni mi immagino in una bella villa con la piscina.
No, è perché uno dei miei sogni, uno dei miei progetti, ecco, diciamo, Beh, è mi giusto. piacerebbe, ecco, ingrandire la casa, cioè non la mia casa, rifarmi proprio una nuova casa, una villa con la piscina, con i miei figli. Bello. Eh beh, è vero. E Dopo che... anni penso di meritarmela. Beh, direi anche dopo un periodo così veramente tosto, soprattutto per gli artisti che fanno un po' fatica, anche dato che non si possono fare concerti dal vivo, cioè Certo. si sente un po' bloccati sotto questo punto di vista. Ma a proposito di figli, io so che tu hai fatto un featuring o un duetto con tuo figlio Vincenzo, giusto? Sì, vabbè, questo è stato dopo l'isola. Dopo l'isola Eh ci fu sì. questa novità e vabbè, Vincenzo adora. E poi per di più l'adora anche Giulia, che questa canzone, Giulia non c'era ancora perché non era ancora nata. E adesso Giulia, che ha quasi 2 anni, il mese, cioè fra 15 giorni fa 2 anni, ascolta la canzone, cioè guarda anche il video, guarda il fratellino e dice, perché lei lo chiama Ancè, che Vincenzo si chiama Vincenzo, lei lo chiama Ancè. Allora guarda il video, fa Ancè, dice che ci Oh, fai? che bello. No, comunque hai due figli veramente splendidi, sono meravigliosi, veramente. Grazie, Molto, molto carini. E allora ti chiedono, ma l'uomo ideale per te esiste e com'è? Beh, è sposata l'uomo con un ideale, bellissimo aspetta, uomo. aspetta, aspetta, perché comunque nemmeno la donna, allora, la perfezione non Non esiste, esiste. quindi rassegniamoci. Esatto. Dobbiamo amare la persona che abbiamo scelto anche con i difetti, perché anche noi abbiamo i difetti, non è che noi donne siamo perfette assolutamente, anche gli uomini, tipo anche mio marito sopporta tanti miei lati negativi, tipo, che ne so, quando sto nervosa, quando abbiamo le nostre Eh cose. beh, penso che questo sia amore vero. E quindi dobbiamo sopportarci. Un po' di comprensione e si va avanti. Esatto. Come si fa a restare così umili avendo tutto questo successo e qual è il segreto di questa tua dote? Guarda, cioè, non ci sono segreti. E quando si è umili non è che si fa finta, perché Certo. comunque prima o poi la maschera cadrebbe, no? Io sono così e fa parte di carattere, cioè io come mi vedete così sono, cioè non nascondo nulla, cioè io quando vado a staccare la diretta questa sono, cioè non è che Certo. cambio persona e quindi si tratta di carattere assolutamente. Certo. Ma parliamo del tuo ultimo singolo, Vai parlarne Sì. me, che sta avendo un successo pazzesco. E se ti va, ce ne canti un pezzettino. Certo, allora, Ve parla ne me è un pezzo meraviglioso che io adoro, è una bellissima melodia, tra l'altro sta andando bene e purtroppo mi dispiace che non posso cantarla live ovviamente sulle feste perché le feste sono ferme al momento e non vedo l'ora di avere questo riscontro per vedere le persone, per ascoltarle più o meno. E niente, vabbè, ve la canto così live, ok? Vai. Vai parlane me, dicendo non so femmina, vai parlane me, che guarda tutto l'uomo, chi stavo prima te, io non so stato facile, ma già mi so l'anima, e tu non ti permettere, tutta per voi, poi andate ad ascoltare su YouTube. Assolutamente, però È guarda, meraviglioso. ti posso dire una cosa, ti faccio i complimenti perché tu hai veramente di natura una voce spettacolare. Tante volte qualche artista in sala di incisione fa la sua figura, poi magari dal vivo è sempre un po', però tu hai una voce che anche in una diretta Instagram che ha una qualità bassissima è spettacolare, riesci a trasmettere veramente tanto. Grazie, grazie, dopo voi. Davvero. Ecco, il complimento più bello per me che faccio la gara. Quindi grazie Ma ti mille. posso fare una richiesta mia? Vai, Mia, fammi. proprio personale. Non me ne vogliono i fan di Nice. Mi puoi cantare un pezzettino di Te regalasse me? Grazie a Te me. regalasse a me? Ok. Te regalasse a me, te regalasse a me, io tutte cose belle che parlano di te, portassare tu tempo e mi scordassi tutte cose che ho già fatto prima di incontrare. Non mi innamorassi più, e
tu ne so sola te tutta vita. Ti regalasse cielo, terra e pure stella, tanto che fantasi tutto si può accattare. Ti camminasse a per ti indasse cuore e ti portasse fini a tu stai caso tu. Perché sei l'unica, l'unica camera di tutte cose, che hai su numero. Va bene, questo Bellissimo. per te. Guarda, veramente, io mi sto emozionando perché è una delle mie preferite, veramente. Quindi mi hai fatto un regalo enorme oggi. Grazie, mamma Figurati, mia. te Ma lo meriti. grazie. No, sono veramente contenta di averti qui stasera. Cioè, lo sanno anche i miei compagni di viaggio che sto parlando di te da giorni, da quando ci conosciamo io. Sono Grazie, felicissima. contagiamo. Vediamo se c'è un'altra domanda. Se ci puoi raccontare qualcosa dell'isola e del dopo isola anche, di come è cambiata Nancy dopo l'isola. No, dopo l'isola Nancy, no, vabbè, non è cambiata chissà che, perché comunque io, ti ripeto, sono sempre stata me stessa, sia prima che dopo. Ovviamente è cambiata Nancy artisticamente, che l'isola mi ha portato più notorietà a livello nazionale, sul livello nazionale. Anche, cioè, mi ha portato notorietà anche per chi non ama la musica neomelodica. Quindi ci sono persone che mi amano proprio per la persona e non ascoltano comunque il mio genere. Ci sono andate per curiosità, però comunque ci sono persone che mi seguono su Instagram perché amano me, la mia famiglia, per come mi faccio vedere nelle storie, anche senza trucco, capito? Sono molto, una ragazza molto tranquilla, molto semplice. Non è che mi faccio problemi se sto senza trucco, che ne so, se sto in pigiama. Per chi mi segue sa, mi conosce che comunque anche con mio marito facciamo varie storie, giusto per divertire il pubblico, per divertirci insieme. Certo. L'isola mi ha portato comunque a capire veramente i valori della vita. Perché comunque stando là 3 mesi mi è mancato tutto, a parte la famiglia e il mio figlio che comunque stavano lontani da me, ma proprio la cosa essenziale, cioè tutti i comfort che comunque noi qua abbiamo e magari non diamo merito, tipo che ne so, il materasso che là non c'era, che ne so, un bicchiere per bere che là non c'era, le posate, le cose magari che qui non ci dai, ormai non ci dai peso. Là erano indispensabili, non c'erano, e quindi eravamo veramente come l'uomo primitivo e dovevamo sopravvivere. Certo. E questo è. Chiedono quanti chili hai perso all'isola. Allora, in tutto ho perso 9 chili all'isola, però diciamo che forse ne ho persi di più. Visto che comunque ho avuto vari problemi ormonali dopo, quindi che mi hanno gonfiata, che comunque per andare all'isola ho fatto varie vaccinazioni e Certo. quindi ebbi un mio blocco, capito? Per le nostre cose da donna, Beh, sì, certo. ebbi un mio blocco e quindi stavo molto gonfia e che poi dopo tutto a posto si è risolto. Sei in formissima. Grazie, grazie. Ma invece, proprio parlando dei concerti, ricordando un po' qualche anno fa, cioè un anno fa, 2 anni fa, c'è un rituale che tu rispetti sempre prima di un concerto o un luogo in cui vai prima di un'esibizione? No, ti spiego, io sono credente, ma non vado spesso tipo in chiesa oppure che ne so, faccio preghiere, queste cose qua. No, 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 anche in generale. no, sono, cioè, non è che sono tanto superstiziosa, capito? Vado là dietro al palco, incrocio le dita e vado. Se Ah, ok, penso quindi il troppo mi cornetto. viene l'ansia e poi capito che poi dimentico le parole delle canzoni. Invece vado là e dico ok, la mia serata spacco e finisce là, capito? Certo. Qual è il complimento più bello che ti hanno fatto dopo un'esibizione? Una frase che tu ricordi?
Dopo un'esibizione, beh, il complimento più bello è quello che mi hai fatto tu prima, no? Che quando canto live, molte persone mi dicono che sembra il playback, no? Sembra il disco. E questa è la cosa più bella, perché a volte è successo, tipo su live, quando canto, qualcuno mi ha chiesto, ma stai cantando in playback? Durante l'esibizione, però. Durante l'esibizione, e quindi quando ho avuto questo affronto, io ho tolto il microfono e ho detto: ok, canta tu. Cioè, durante l'esibizione, certo, di quella canzone, e quindi ho fatto vedere realmente la realtà dei fatti. E quindi lui, poi la persona mi chiese scusa, e in quel senso per me è stato un complimento, perché comunque tu, facendomi quella domanda, vuol dire che comunque cantavo la canzone in modo perfetto da sembrare un playback. E quindi lui mi chiese pure scusa, disse: no, scusa, ma in realtà l'hai cantata così bene che sembrava il disco. E quindi è una voce molto, molto pulita. È una voce molto, molto pulita. Quindi, grazie. Cioè, veramente, complimenti, complimenti. Ti salutano addirittura dalla Germania. Un saluto dalla Germania, sei unica e rara. Un sono sacco di cuore per il live. Un bacio da parte mia. Ma adesso i progetti futuri di Nancy, quali sono? Allora, abbiamo il prossimo singolo che deve uscire e un altro duetto con, stavolta, wow, con Marco Calone. Abbiamo già terminato tutto, dobbiamo solo registrare il video, il pezzo è pronto, si chiama Zulus mi piace. Oh! Zulus mi piace, perché sai, l'uomo napoletano è sempre un po' geloso. È vero, troppo geloso. È un pezzo molto bello, scritto da me, Rolando Riera. Niente, è tutto da ascoltare. E noi non vediamo l'ora. A giorni faremo questo video meraviglioso. Stiamo aspettando, dai, poi di poter registrare e di poter farlo uscire, sperando che presto potremo anche cantarla live. Ecco, esatto. Tornare tutti insieme in una piazza ad ascoltare della buona musica, e veramente non vediamo l'ora. Volevo salutare anche Gabriele Chiostro che ci segue, il mio truccatore, centro fasciati, la mia estetista. Sono un po' di persone che mando un bacio. Sì, saluta, tu manda baci, fai quello che vuoi. Saluta tutti. Sì, un bacio. Vi leggo, vi sto leggendo. Pian piano, perché ne siete tanti. Ma un altro concertone al Pala Partenope, quando? Ragazzi, il concerto deve essere un evento unico, speciale. Allora, io ho fatto il concerto nel 2015 al Pala Partenope. Sono stata la prima donna a riempire ovviamente delle no melodiche parlo, la prima donna a riempire il Partenope con 5.000 persone. E per me è stata una grande vittoria. Rifare un concerto non è facile, quindi se lo devo rifare deve essere una cosa molto più grande. Altrimenti mi piacerebbe far ricordare quel momento così com'era. E farlo, visto che è uscito anche un DVD, quindi mi piacerebbe far ricordare quel momento, perché quello era il concerto. Era il concerto, non un concerto. Quindi mi piace quel momento là. Vedremo più avanti, anche con per questo periodo, con le restrizioni, vediamo un po' più avanti che succede. Nancy, ti vogliamo al San Paolo? Andrò a vedere qualche partita. No, tu a cantare, devi cantare al San Paolo, cioè, hai presente? Mamma mia, altro che 5.000 persone, di più, assolutamente. Vedremo, non è facile, però vedremo un po'. Certo. Noi speriamo che si possa tornare dal vivo molto molto presto, così da lasciare veramente spazio alla musica e all'emozione. Ti chiedevano prima, tra l'altro, se suoni anche qualche strumento. Se suono? Sì. È un citofono. No, sai, no, perché
Questa risposta di solito la danno anche, mio papà. Mio papà è un chitarrista, suona il pianoforte, però quando gli chiedi papà che suoni, ho citofono i Cas. Quindi ho riso perché poi mi ha ricordato questa cosa. No, 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 mi sarebbe piaciuto. A volte con le mie dita ci provo alla tastiera, ma faccio giusto il giro di La minore, ma niente di che. E basta, no, non sono nulla. Faccio molto spesso quando scrivo i miei testi delle mie canzoni, faccio la musichetta, invento la musichetta di testa mia. Cioè mi invento una musichetta, la registro e poi dopo... Esatto. E poi dopo mi faccio il testo, capito? Mi scrivo il testo. Poi a volte invece mi affianco a qualcuno che sappia suonare e scriviamo il testo. Quindi faccio io il testo e il collega fa la musica, capito? Certo, certo. Che bello, Nancy. Mi ha fatto veramente piacere fare questa chiacchierata con te. Trasmetti veramente tanta allegria. Te l'hanno anche scritto. Grazie. È stato un piacere. Io ti ringrazio perché hai realizzato un mio piccolo sogno, veramente. Te lo dico con tanta sincerità. È stata carinissima, quindi ho accettato perché si vedeva la tua voglia nel fare proprio questo. E quindi ho accettato. Grazie a te, ma grazie soprattutto alle persone che ci scrivono, che ne sono tante. Niente, spero di incontrarti, di conoscerti. E ma veramente? Mettiamo insieme qualcosa, no? magari. Buona, io canto. Esatto, appena vengo a Napoli a salutare i nonni, passo da San Giorgio a Cremano, che io so che abiti lì, bravo. E ti vengo a salutare. Va bene, con piacere. Ti ringrazio allora, tantissimo, da parte di tutto il team. Subito. Ti ringrazio davvero tanto. Poi se qualcun altro ha qualche altra domanda, noi siamo qui, però io veramente ti ringrazio tantissimo, a nome anche di tutto il team, perché... Ci hai trasmesso veramente tanta gioia, tanta allegria e se permettetemi di dirlo, ma a volte sono un'esclusiva proprio dei napoletani, cioè saper trasmettere questa gioia, questa allegria. Vabbè, quindi... diciamo, dai, siamo tutte persone calorose. Quindi diciamolo, vabbè, anche al nord, vabbè, che anche tu sei simpaticissima, quindi voglio dire, non facciamo distinzioni. Viva l'Italia! Io sono nata qui, ma in verità... Sono un po' scugnizza pure io, però. Certo, avendo i genitori di Acerra, quindi... mi piace sentirmi un po' così. Quindi quando vengo giù è sempre come stare a casa, ecco. Nancy, io ti ringrazio davvero tanto. Quando vuoi, che sei giù, mi fai sapere, ci incontriamo per un caffè. Va bene? Assolutamente, assolutamente. Nancy, grazie mille, veramente. Grazie. È stato un piacere. Ti ringrazio tantissimo. Un bacio, ti auguro un buon lavoro, seguite tutti Musichello, che fa tanta bella roba, tanta bella musica, e niente, grazie di tutto. Speriamo presto, in bocca al lupo a tutti. In bocca al lupo anche a te per tutto. Ciao Nancy, grazie. Ciao a tutti. Ciao. Un po' basta.